Quindi buon viaggio. Il nostro viaggio che era incominciato. Secondo voi quanti ebrei ci sono oggi in Italia? Secondo voi? Fate molte domande, soprattutto. Qui il governatore dice che la città, essendo la capitale del nuovo territorio nazista, deve essere debraicizzata, deve diventare, in tedesco si dice, Judenfrei, cioè libera dagli ebrei, senza ebrei, e quindi decide di espellere il numero più alto di ebrei possibile, di fare un ghetto. Per noi è stato naturale continuare. Non era minimamente previsto né prevedibile, nonostante le difficoltà, sicuramente ci sono, la cancellazione di questo viaggio. Non era proprio in discussione la nostra presenza qui. Quindi sono molto lieta di essere qui, di essere qui con voi. Il treno si ferma, si aprono gli sportelloni e c'è molta confusione, questo me ne ricordo anch'io, c'è molta confusione e si salta giù dal treno. Noi eravamo piccole, stanche sicuramente anche. Comunque saltiamo giù. La nostra mamma continua a tenerci praticamente attaccate a lei. Adattano la parte destra del crematorio a camera a gas, quindi fanno, prima c'erano tre morghi, Leichenkeller si chiamano in tedesco. E la camera a gas è da lì in fondo. In che condizioni igieniche, in che condizioni disumane siamo partiti e come abbiamo viaggiato. E quello che voglio dirvi è che questo posto io dove sto pestando adesso, l'ho pestato, ci ho messo il piede qui quando avevo 13 anni e io mi ricordo bene tutto, tutto. Non mi dimentico niente. Per me essere qui adesso è un dolore, una sofferenza enorme perché rivedo tutta la scena. Una scena di grande dolore e di grande sofferenza. Era una mattina calda, d'estate. Ma noi altri non sapevamo, non ci immaginavamo che era l'ultimo nostro giorno della vita. Abbiamo sentito una squadra di tedeschi, un centinaio di tedeschi che arrivavano accompagnati da cani pastori che abbaiavano a tutto fiato e che hanno incominciato a spalancare queste porte blindate, piombate, con ordini precisi in tedesco, Raus, Schnelle, Verfluchter, e hanno incominciato a buttarci giù da questi vagoni come sacchi di patate. Non ci hanno dato il tempo neanche di riflettere. Una scena che io non posso scordarmela. Forse anche perché psicologicamente sono più forte. Subito dopo essere divisi, c'è stata la selezione. Davanti a un medico, sì, un ufficiale tedesco.
No, io non posso pronunciare questo uomo. Com'è possibile che un medico decida seduta stante, con un gesto soltanto di un dito, sinistra, destra, e di mandare bambini innocenti che non hanno nessuna colpa? Ma di tutto questo noi altri ignoravamo fino all'ultimo momento. Perciò qui, come vi ha detto Marcello, si decideva la morte immediata e la speranza, può darsi, di una sopravvivenza. Ho sempre avuto molta paura di loro. Credo, non mi è mai capitato, ma non avrei mai detto a un tedesco che sono ebrea e che sono stata portata anche a Birkenau, proprio per paura anche di una reazione. Ma dopo aver conosciuto quest'uomo, mi sono resa conto che non tutti i tedeschi erano degli SS, dei nazisti.